le intercettazioni sono uno strumento aggiuntivo ad una rete di indagini e che quindi gli inquirenti devono utilizzare i sistemi tradizionali anche prima, come possono essere i pedinamenti, avere delle prove e poi conflagrare le prove con le intercettazioni e non viceversa. Capano? Torniamo indietro di vent'anni, cioè torniamo ai pedinamenti, questa è la prova del fatto che rendiamo molto meno efficaci le indagini. Buonasera, ci occupiamo di intercettazioni questa sera perché è passato in commissione al giustizia della Camera con parere largamente favorevole il DDL Alfano, nonostante le perplessità nella stessa maggioranza, perché sono credo 5 volte in 4 anni con diverse maggioranze, diversi sponsor, ricorderete forse le questioni sul portavoce di Fini, le telefonate di D'Alema e Fassino col banchiere consorte, ricorderete le diverse volte in cui è stato coinvolto il Presidente del Consiglio. Ecco, un solo punto in comune per diverse legislature, mano dura coi giornalisti, lasciatecelo dire, che rischiano il carcere da 1 a 3 anni se vengono in possesso di documenti che loro non hanno il compito di distruggere e che probabilmente non sono andati in furto con scasso a prelevare. Quanto ai pubblici ministeri, alle loro responsabilità, sappiamo chi ha sbagliato e chi ha abusato delle intercettazioni in questi anni. Non pare così evidente che il CSM se ne sia occupato e ne abbia tenuto così conto. Il disegno di legge è atteso all'esame e al voto il 23 febbraio, se non erro. Ieri c'è stato un parere molto forte, espresso e già peraltro preannunciato al Consiglio Superiore della Magistratura. Noi cerchiamo di parlare quest'oggi con Beatrice Lorenzin, deputato del Popolo della Libertà, componente di Commissione Affari Costituzionali. Buonasera. Buonasera. Già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega proprio all'informazione e all'editoria, quindi è affar suo. No, io sono stata caposegreteria tecnica. Caposegreteria tecnica, magari, dice Presidente. Magari abbiamo avuto una nota promossa viceministro sul campo questa sera. Coordinatrice di buon auspicio per il futuro. Coordinatrice nazionale dei Giovani Forza Italia. Sì. Quando era piccola, quando probabilmente, piccola. Perché giovane lo resta ancora. Davanti a lei Cinzia Capano, parlamentare del Partito Democratico in Commissione Giustizia della Camera, è un avvocato, civilista, giuslavorista, avvocato delle donne, dicono, e dice anche lei sul suo sito, nel senso che si è occupata davvero con grande impegno delle violenze e delle molestie sessuali, quindi verrebbe da richiamarla prossimamente quando ci occuperemo con di questi piace. Famosi decreti antistupro di cui si sta discutendo. A proposito di questo, l'ha detto in maniera molto roboante come suo solito Di Pietro, però la questione delle intercettazioni come domanda introduttiva mette a rischio le indagini che riguardano per esempio le molestie e le violenze sulle donne? Ahimè sì, perché come sappiamo un processo per violenza comincia come processo contro ignoti. È assai difficile avere in questo tipo di reato l'identificazione del colpevole e per il processo contro ignoti la disciplina in fase di approvazione sulle intercettazioni è molto contraddittoria. Lorenzin? Da questo punto di vista voglio dare un assist all'onorevole Pagano. È vero che c'è un aspetto che rimane un po' ancora, possiamo dire, in una zona grigia per quanto riguarda le intercettazioni ambientali, non le intercettazioni telefoniche, per esempio della vittima che è stata soggetto, in questo caso, di una violenza sessuale. Però è anche vero che da questo punto di vista c'è un'ampia apertura anche dal governo per quanto riguarda un'interpretazione, diciamo, più estensiva per le intercettazioni ambientali
quali nel caso di reato contro ignoti nell'ambito della violenza sessuale. Allora, c'è stato modo di discutere, ci sarà modo di discutere e di emendare. Allora, il tema però quest'oggi che poniamo è soprattutto in relazione alla levata di scudi, alle proteste forti da parte della stampa, oltre che naturalmente dell'opposizione e anche della magistratura. Un paio di minuti, come il nostro cronometro farà fede, per esprimere il vostro parere. Allora, cioè, sono una risorsa le intercettazioni o possono essere state un abuso? Cinzia Capano, a lei che è l'opposizione, cominciare. Le intercettazioni sono un mezzo di prova e sono un mezzo di prova irrinunziabile per l'efficacia delle indagini. Ovviamente sappiamo che sono stati fatti degli abusi e quindi esiste l'esigenza di contemperare il diritto, dovere costituzionalmente protetto all'efficacia dell'azione investigativa con il diritto alla privacy e con il diritto di cronaca e aggiungo con il diritto di difesa. Noi riteniamo che questo disegno di legge, e devo dire quello che esce dalla commissione è un po' peggio del testo di Alfano, non contempera in modo efficace questi diversi diritti, frustra il diritto di cronaca al di là di quanto è consentito non solo dalla Costituzione, ma voglio ricordare dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che pone il diritto di cronaca come un diritto che non può subire dei limiti, che dicano sostanzialmente al giornalista c'è il pubblico interesse alla notizia, non devi pubblicare per sentenza della Corte. La tutela della riservatezza andava meglio, come dire, apprestata attraverso una struttura organizzativa che impedisse la fuoriuscita di notizie. Noi abbiamo proposto la regolamentazione di un archivio segreto, non è stato se non in maniera molto parziale recepito. L'efficacia delle indagini viene del tutto annientata, perché da ricerca di mezzo di prova diventa sistema di conferma di indizi di colpevolezza già raggiunti, ma per cui il giudice ha la possibilità di emettere ordinanza di custodia cautelare e l'intercettazione a quel punto sembrerebbe non assolutamente necessaria, come invece comunque richiede la legge. Abbiamo il rischio di non poterle più utilizzare. Grazie, Beatrice Lorenzin, a lei. Ma non sono assolutamente d'accordo, però voglio dire che almeno dalle parole dell'onorevole Pagano abbiamo dall'onorevole Capano abbiamo raggiunto un obiettivo, e cioè che anche l'opposizione dice che questa legge andava fatta e che andava assolutamente riformato l'uso dell'intercettazione nel nostro paese. Innanzitutto partiamo dal presupposto che le intercettazioni sono uno strumento eccezionale di indagine. Perché sono uno strumento eccezionale? Perché sono uno strumento fortemente invasivo della privacy, della libertà personale delle persone e dei soggetti. Non a caso in tutta Europa e in tutti i paesi occidentali le intercettazioni non sono usate nella misura in cui sono state usate nel nostro paese e non con questa larga facilità. Non soltanto, ma addirittura noi vediamo che in Italia un terzo dei costi della spesa giudiziaria sono stati rappresentati dalle intercettazioni telefoniche. Con quale esito? Abbiamo forse avuto il raggiungimento di processi che nell'ultimo grado hanno portato alla luce tutti questi colpevoli? No, spesso a causa del personalismo di alcuni giudici e diciamo anche dell'incapacità di una certa magistratura di fare indagini, abbiamo avuto processi mediatici e non processi giusti. I processi non si fanno sui giornali, i processi si fanno nei tribunali. Questo è uno dei dati che esce da questa norma. Per quanto riguarda il diritto contemperati dalla Costituzione, credo che prima di tutto ci sia il diritto di chi non è coinvolto in nessuna misura nelle indagini di non essere spiazzato e la propria vita privata buttata in pasto ai giornali, e in diritto a chi è un presunto colpevole a rimanere tale e quindi con una presunzione di innocenza fino alla fine del proprio processo. Oggi le cose non stanno così e abbiamo visto troppo spesso una strumentalizzazione politica ed un uso politico o personalistico di uno strumento che deve rimanere e deve essere eccezionale. Grazie, quante cose dice la Costituzione, com'è facile far prevalere l'una o l'altra a seconda dei punti di vista. C'è modo adesso di andare più a fondo con delle domande su alcuni punti della questione in esame.